Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo rapidamente del tema della transizione energetica di Soros alla visita dal neuropsichiatra. Sottotitolo per i non capenti: perché i mass media spacciano deliri stereotipati con posizioni schizofreniche? Dunque, andiamo con ordine. Per essere concreti, gli eventi meteo estremi sono frutto del cambiamento climatico. La riduzione dei gradienti termici in atmosfera fa rallentare i jet stream. Aree cicloniche ed anticicloniche restano più a lungo stazionarie in ampie aree. Quando poi aree cicloniche ed anticicloniche collidono, si formano eventi meteo sempre più estremi a causa della crescente energia presente in atmosfera e nel mare. E inoltre i castori non c'entrano un cazzo. Il medicane che ha colpito l'Emilia Romagna nei primi mesi del 2023, quanto l'uragano Daniel che ha colpito la Libia, sono un altro esempio. Ecco, non si può combattere il cambiamento climatico rinunciando in Europa ai motori endotermici, perché nei paesi del secondo mondo e del terzo mondo nessuno ha intenzione di mollare i motori endotermici. Altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Soros e i Catarini sono comprati la UE. Soros finanziava PD e Movimento 5 Stelle. Un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei. Osserviamo le emissioni gas serra per fonte energetica. Ecco, il carbone è la fonte di energia più inquinante, sia in termini di gas serra quanto di polveri e materiali pesanti rilasciati. Cina ed India non hanno intenzione di lasciare la fonte di energia carbone prima del 2050-2060. E gli europei si preoccupano delle loro emissioni gas serra causate dalle proprie auto per il trasporto privato. Altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Soros e i Catarini si sono comprati la UE. Soros finanziava PD e Movimento 5 Stelle e un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei. Ecco, tutte le emissioni di gas serra europee, trasporti di terra, di mare, di aria, centrali elettriche e, diciamo che utilizzano i carburanti fossili, riscaldamento a carburanti fossili, altre emissioni di gas serra del settore secondario e primario, ecco, sono appena il 15% di tutte le emissioni di CO2 del pianeta Terra. Quindi la totale distruzione dell'industria automobilistica e meccanica europea produrrebbe un decremento molto molto inferiore al 15%, ma probabilmente di qualche punto percentuale, probabilmente meno del 3% di decremento, con la rimozione di tutte praticamente le auto in Europa. Un decremento che sarebbe totalmente vanificato dalle emissioni crescenti per uso di carbone da Cina ed India. Altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Soros e i Catarini si sono comprati la UE, Soros finanziava PD e Movimento 5 Stelle e un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei. Si stima 26 megatons di riserve di litio utilizzabili, le altre 72 megatons di riserve di litio sono al momento non utilizzabili tecnologicamente e non è economico estrarle. Con 26 megatons di litio si possono costruire all'incirca 3.2 miliardi di auto, che sembrano tante, ma sono assai poche. Prendendo a parametro il lifestyle europeo con 530 auto per 1000 abitanti in Europa, supponendo un equo sviluppo su tutto il pianeta Terra con 9,7 miliardi di persone,
se il lifestyle europeo fosse diffuso in modo omogeneo su tutto il pianeta Terra, dovrebbero esserci nel 2050 circa 5.1 miliardi di auto. Basta fare 9.7 miliardi di persone per 530 e poi lo dividete per 1000. Trovate 5.1 miliardi di auto elettriche, che sono molto minori delle 3.2 miliardi di auto elettriche che si possono costruire con l'attuale riserve di litio utilizzabili. Le altre, diciamo le altre giacenze di litio, non è detto che possano essere sostanzialmente estratte. Si pensa ad esempio alla motorizzazione di massa, quando iniziò ai primi del XX secolo. Fu la Ford T che fece detonare la motorizzazione di massa e diffuse il benessere negli Stati Uniti. Fu inventata da Henry Ford con un prodotto a basso costo. Non furono le costosissime Packard, Cadillac, Mercedes, Rolls Royce, Bentley, Leyland che portarono la motorizzazione di massa. Altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Se si possono costruire solo praticamente 5,1 miliardi di praticamente di auto, quelle che servirebbero nel 2050, ma se ne possono costruire solo 3,2, chi va a dire a quegli altri, diciamo ai restanti praticamente vari miliardi di persone che non possono, che non potranno avere né auto elettriche né praticamente auto a combustione? Soros e Di Caterini si sono comprati l'Unione Europea, Soros finanziava il PD, il Movimento 5 Stelle e un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei. Ecco, le auto elettriche non costano come un'utilitaria, hanno un'autonomia risibile, occorrono molte ore per fare la ricarica e costringono i proprietari di questi costosissimi autoveicoli ad esporsi a rischi di rapina e aggressione e anche omicidio per furto d'auto, dato che queste auto molto costose devono sostare per molto tempo alle colonnine elettriche. Ecco, però non si capisce perché un'auto urbana debba poter fare 150 km/h e debba pesare 1.3 tonnellate o avere 4 o 5 posti. Ecco, non si capisce perché le auto elettriche per il traffico urbano non abbiano il limitatore di velocità a 30 km/h. Non si capisce perché le auto a batteria per tragitti urbani non abbiano un pannello solare per ricaricarsi con il sole. Non si capisce perché le microcar per tragitti urbani non abbiano 4 o 3 posti, ma bensì solo 2 posti ed un piccolo bagagliaio. E non si capisce perché delle microcar urbane non siano fatte in vetro, resina e plastica e perché non possano costare e pesare molto poco. Ecco, altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Soros e Di Caterini si sono comprati l'Unione Europea, Soros finanziava PD e Movimento 5 Stelle e un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei. Quali sono le fonti primarie nei trasporti per emissioni di CO2? I voli degli aerei, delle compagnie aeree che sostengono il turismo e la mobilità delle persone. Ecco, la prima cosa su cui si dovrebbe andare ad incidere è la rimozione nel mondo del consumo dei trasporti aerei per merci e per persone. Questo impatterebbe in modo significativo sulle emissioni. Inoltre, specie in Italia, il trasporto merci su gomma dovrebbe essere spostato su ferrovie e tolto praticamente dalle autostrade e posto anche sulle autostrade del mare, come aveva proposto la buonanima del mio concittadino, il presidente Ciampi. Presidente Ciampi che fu inascoltato dai politici italiani, che oggi, quelli che hanno causato tutto questo casino, si vorrebbero proporre, diciamo, per risolvere i problemi che loro stessi hanno causato. Ecco, altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Soros e Caterini si sono comprati l'Unione Europea, Soros finanziava PD e Movimento 5 Stelle e un po' tutti hanno deciso di inculare gli europei.
quanta acqua equivalente consuma uno smartphone? Ecco, l'acqua per produrre mancini per la zootecnica varia a seconda delle produzioni, tra i 500 e i 2000 litri in media per chilogrammo di mangimo prodotto. Circa 4300 litri di acqua equivalenti servono per produrre un chilo di carne di pollo, circa 6000 litri di acqua equivalenti servono per produrre un chilo di carne di maiale, circa 15200 litri di acqua equivalenti servono per produrre un chilo di carne di manzo. Tuttavia servono circa 15000 litri di acqua equivalenti per produrre il vostro amato smartphone, sul quale da internet in mobilità ci guardate gattini, cagnolini, squali giganti, mentre urlate alla transizione ecologica verde. Ecco, il vostro cazzo di smartphone, che non pesa un chilo, ha consumato, per essere creato, lo stesso quantitativo di acqua equivalente di un chilo di carne di manzo, di 2.5 kg di carne di maiale, di 3.4 kg di carne di pollo, di 7.5 kg di mangimi zootecnici. Altro che transizione energetica di Soros, dovete andare a fare una visita da un neuropsichiatra. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai i mass media aspergono informazioni schizofreniche in cui si punta a riduzioni marginali di CO2 in Europa, causando enormi danni economici all'Europa, senza che però si abbia una sostanziale riduzione di gas serra. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai i mass media aspergano informazioni schizofreniche in cui si perora il consumo di carne, pesce, frutta, verdura sintetica con cane prodotto da granaglie sintetiche, quando lo smartphone, che in media si cambia dopo poco tempo per obsolescenza programmata, equivale ad un quantitativo di carne da allevamento tra i 3.4 kg ed 1 kg di carne. Ci si potrebbe chiedere a questo punto come mai i mass media aspergono informazioni schizofreniche in cui si percula i peti e le scorregge di mucche, maiali e galline, ma si ignorano emissioni di gas serra di tutto il trasporto aereo passeggeri, che sono il 140% in più clima alteranti del solo trasporto privato su gomma. Ecco, lo spaccio di notizie false, lo spaccio di notizie travisate, l'omissione di eventi dai mass media italiani si è già vista molto bene durante il triennio Covid 2020-2021-2022. Il link in descrizione di questo file vi catapulta quale fu il ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid. Ecco, si capisce molto bene perché i mass media italiani travisino ed omettano fatti o si inventino necessità inesistenti. Quindi è da ricondurre alla necessità di sviare l'attenzione del corpo elettorale, tenendolo all'oscuro dal vero senso di marcia della storia. Vero senso di marcia della storia che però potete trovare ben evidenziato in questa playlist Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo. Ecco, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.